Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno. Progetto culturale La nostra isola. Benvenuti nella Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia Porto. Vivicentro TV. Lucia Annicelli. Bruno Mancini. Roberta Panizza. Antonio Mencarini. Luciano Somma, Katia Massaro, Nunzia Zambardi, Sasha Savastano, Enzo Boffelli, Lucia D'Ambra. Vi presentano l'antologia poetica Ischia. Mare e poesia, e vi augurano una piacevole serata. Il contributo che adesso chiedo è a Katia Massaro. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri Il contributo che adesso chiedo è a Katia Massaro, che ci racconterà la propria esperienza rispetto a questa tematica, più volte da lei contattata negli innumerevoli viaggi presso, diciamo, ex campi, sono ancora campi. E in ogni caso io non aggiungo molto, posso dire conosciamo tutti Katia, è appassionata di delfini da sempre, dal 94 al 2000 ha viaggiato in Australia per osservare la vita dei famosi turisopi di Monkey Mia, di Monkey Mia nella Shark Bay ed in Egitto a Nuweiba. In Israele a Eilat e ancora in Australia al Dolphin Discovery Center di Banbury per verificare l'efficienza della delfinoterapia in acque libere. Da sempre impegnata nel volontariato, ha vinto il premio Isola Verde 2001, indetto ogni anno dal quotidiano Il Golfo, per premiare gli isolani impegnati nel sociale. Con una tale mirabile esperienza, la socia fondatrice di Delphis ed attuale presidente onorario della Oceanomare Delphis Onlus, non poteva che essere la più adeguata coordinatrice di un'associazione che si occupa delle razze marine in via d'estinzione e che si dedica all'educazione ambientale, con tour organizzati e contatti con le scuole, oltre ad avere costituito a Villa Arbusto l'Acquameno il Museo del Delfino, con una postazione per l'avvistamento dei cetacei in mare. Io affido il microfono a Katia, che so ci darà una grossa testimonianza. Più che una testimonianza, io posso chiedere di osservare quelle foto che ho messo lì all'ingresso, che parlano per me. Io ogni anno vado in pellegrinaggio a Dachau, che è un paesino vicino a Norimberga. Proprio all'ingresso del paese c'è come una cappa scura, una cappa di morte, non sembra un paese di vivi, non c'è mai nessuno per la strada. Non ho mai notato una persona che andasse in giro, non so, niente. È un paese completamente morto. Poi entri in questo campo di concentramento dove è stato allestito un museo, una sala video e ci sono tutte le testimonianze dei sopravvissuti che si recano lì e come potete vedere dalle foto, anche se qualcuno ha detto che non sono mai esistiti né l'Olocausto né tutti i milioni di morti che ci sono stati, abbiamo le testimonianze dei sopravvissuti. Però probabilmente persone come un Amine Jad ha detto che l'Olocausto è stato inventato, non è mai esistito. Quindi io di fronte a queste cose cosa posso dire? Il quadro di Nunzia mi ha ispirato un titolo, Il silenzio degli innocenti. Loro non possono più parlare,
ma le nostre coscienze continueranno a parlare in eterno. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. Adesso leggo delle poesie di Bruno Mancini. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'è. In un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppe aeree badigli. Avanza un uomo dal fondo. Colonne reggono l'arco. Passa guardiano, badigli. Prende il suo posto di un'ora. Colonne reggono travi, s'alza e cammina. Silenzio. Conta le lampade passando, pesta le colonne con forza. Misura l'arco uscendo. In un carcere ammazzano un uomo. L'estate con la parrucca, sempre di Bruno Mancini. Hitler era un dittatore neuronico, Mussolini era un dittatore tentacolare, D'Annunzio un dittatore uterino, Guido da Verona un dittatore epidermico, il popolo un epidermide dittatoriale, sadismo un utero dittatoriale. E adesso della cara amica Roberta Panizza. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri. Leggo, luccichio di armi e la notte delle anime incupisce sciogliendo in odio triste sete di cuori. Bagliori malvagi oscurano il cammino e vagano anime perse dimentiche dei loro perché. Muori nemico, s'alza un grido e dal tuo lago coscienza evaporando un volto ancora scompare. E concludo provando a leggere una poesia di Sasha Fosta. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno, che avevi cancellato la tristezza con le dolci pazzie della tua età. Una volta c'eri tu. E sputo. Aspetto, nudo modello sulla tela del mondo. Attendo, un cadere di stelle e l'orrore profondo. Ammiro, risate eterne di pochi istanti. Respiro, disgustoso vomitare di tanti altri pianti. E sputo, incerto viaggiatore di luoghi inospitali. Mi perdo. Le maschere, la gente come candidi vitali. Non vedi, assassino feroce, i sogni insensati? Non senti la puzza di morto, i vermi saziati? Aspetto, feto morente di aborti tardivi. Ti attendo dalla putrida luce dei tuoi occhi fuggivi. Grazie. Allora, una poesia di Roberta Panizza. Brillano pensieri felini,
aguzzi d'avorio nelle notti, di ignari baci e tranquilli e serene carezze. D'improvviso si muore. E persino le stelle scintillano, confuso e stupito dolore. Cadrà, forse domani, la goccia che l'inutile acqua trabocca. Ed ora due poesie di Bruno Mancini. Il volo verticale di un elicottero, distinguo il fumo di un battello, si spande innocuo. Profeta, eccomi, vicino ai miei bagliori. Brucio superfici senza suoni, piuttosto che patire suoni di seghe. Ricordo il crepitio di una mitraglia, sotto gli archi scuri di un portone, addosso ai cani uomini, il piombo dei proiettili. E le piante pesanti di corpi e di fiori sparsi per terra. Quel grido di pianto di bimba. Mentre c'erano scarpe chiodate, ricordo la cella bassa e il sapore di aria viziata. Alle volte sporche, ignobili croci affannano il brusio. Mentre c'erano scarpe chiodate, sua madre, sporca di sangue, accoccolata tra luce ed ombre di ferro. E lì pensammo di bene e di male, di male, di male e di bene. E poi capimmo, pietà, che sola eri triste. Un taglio. Un taglio alla fune del timone. Sobbalza come la trottola sulle molliche di pane. Sfugge corda indefinita, movenza soffice d'ora di sole. E vortice di fantasia di specchi. Se invece sei colpevole e mentisti. Se sei colpevole e fuggi e verso luci te ne fuggi. Ossessive. Se sei colpevole e premi, respiri e sangue. T'annulli avvilendoti. Tu mi rincontrerai, acerbi altare, a lustrare indifferenti, vuoti, a credere parole, a piangere sfide, a creare curvi colori oscuri e matti, a muovere in malinconie tossiche, più di un fumo giallo e denso. Ed io ti parlerò di cani e di animali, delle mie albe pallide di sconfitte, di ore mai vissute di stelle, ed io ti creerò bellezze e ti richiamerò ricordi e la mia mente lenti accordi spia. Il progetto culturale La Nostra Isola con questa serie di interventi ha voluto partecipare appunto a questo momento di riflessione dell'Antoniana, in linea con quello che è stato un percorso che ha contraddistinto il periodo delle festività natalizie, nel quale ci siamo avvicendati con una serie di incontri nei quali abbiamo presentato appunto l'antologia poetica dei quali sono stati protagonisti questo gruppo nutrito di artisti. Ho avuto il piacere di riaverli qui, ringrazio tutti, ringrazio Bruno, ringrazio chi non c'è, cioè nel senso che chi c'è attraverso la webcam, tutte le persone che hanno voluto partecipare dal Trentino, hanno voluto partecipare da Verona, e vuol dire che l'Antoniana in qualche modo non dimentica anche i suoi ospiti, quelli che ci raggiungono e che condividono con noi un periodo che è appunto quello diciamo della serenità di una vacanza. Ringrazio inoltre voi tutti per la vostra partecipazione. Quest'anno attraverso questo incontro la biblioteca ha potuto ulteriormente effettuare quello screening del territorio verso il quale si rivolge. Abbiamo inteso quanto il giorno della memoria rappresenti per moltissimi di noi diciamo un momento assolutamente necessario di riflessione. Non posso dimenticare appunto questa giornata nella quale la sala Monsignor Onofrio Buonocore ha ospitato
60 bambini delle medie e tutti voi che insomma avete riempito quasi tutte le sedie, e vi sono veramente grata, soprattutto sono grata a Sasha che mi ha voluto coadiuvare in questo momento, diciamo in questa seconda parte dell'incontro, e soprattutto a tutti coloro che hanno voluto appunto riservare un momento a questo, appunto alla riflessione, una riflessione indispensabile. L'abbiamo voluto fare secondo quanto sentivamo. I ragazzi invece hanno potuto avere un approccio anche didattico alla questione. La biblioteca, ecco, deve in qualche modo supportare qualsiasi forma di approccio esista verso questa problematica. Io personalmente ne ho uno molto, sono piuttosto, vivo intimamente questa cosa che mi ha colpito in qualche modo, anche se appunto non è proprio facile parlarne. Io ringrazio tutti coloro che hanno trovato il modo, e soprattutto tutti coloro che hanno aperto, che attraverso la propria sensibilità hanno voluto esprimere il proprio sentire rispetto a questo tema. Grazie ancora e eventualmente ad altri incontri. Io vi raggiungo sempre tutti con la mail, spero, se qualcuno vuole lasciare all'ingresso la propria mail, perché magari non è raggiunto con le informazioni della biblioteca, lo faccia, perché è indispensabile questa forma di contatto. Grazie ancora a tutti. Ma una volta c'eri tu, che sei passata in fretta come un sogno. Progetto culturale La Nostra Isola. Un saluto ed un arrivederci dalla Biblioteca Comunale Antoniana di Ischiaporto. La tua voce era una Vivicentro TV. L'amore insieme a te. Lucia Annicelli. Era una musica. Bruno Mancini, intensa, dolce, piena. Roberta Panizza, Antonio Mencarini, una volta c'eri tu, Luciano Somma, e se ci penso mando tutto all'aria, Nicola Pantalone, anche se so che ormai, Katia Massaro, volta, nella mia vita, Nunzia Zambardi, non ritornerà una Sasha volta Savastano, Enzo Boffelli, Lucia D'Ambra. Si augurano che abbiate trascorso una piacevole serata con le poesie e gli artisti dell'antologia poetica Ischia, Mare e Poesia.